A 18 anni mi sono appassionato di marketing, ma non avevo la più pallida idea di come iniziare a studiare e di cosa fosse nello specifico. Quindi ho iniziato a leggere libri di marketing. E il primo libro che ho letto e che mi ha aperto la mente e le porte di questo mondo è stato un libro che sono sicuro tutti conoscerete. Le armi della persuasione di Robert Cialdini. È stato il libro che mi ha veramente fatto appassionare a questo mondo. Perché ve ne sto parlando? Per fare una premessa che è doverosa. Il marketing digitale non è solo marketing digitale, quindi non dobbiamo imparare solo competenze legate al mondo digital, ma anche di marketing tradizionale, perché il marketing tradizionale esiste, persiste ed esisteva già prima dell'avvento del digitale. Oggi vediamo quali sono i 7 migliori siti online per imparare queste competenze e che possono darci una bella spinta verso il mondo del lavoro. Quello che troverete in questo video è dedicato ai giovani, è dedicato agli studenti, è dedicato anche a piccoli imprenditori o a giovani freelancer che vogliono affacciarsi a questo mondo ma non sanno come fare. E io ero uno di questi. Prima di mostrarti 7 corsi online che io reputo i migliori in questo momento, all'8 luglio del 2022, per imparare il digital marketing, dobbiamo fare una seconda piccolissima premessa. Vediamo infatti cos'è il marketing e cos'è il digital marketing. Ecco, se facciamo 2 click su Google, come definizione di marketing ci viene fuori questa, che è una definizione abbastanza vaga, cioè non ci dice proprio nello specifico cosa fa un marketer. Questo perché? Perché le competenze di un marketer molto spesso sono trasversali e variano in diversi settori. Stessa cosa vale per il digital marketing. Anche in questo caso, facendo 2 click su Google, la definizione che ci viene fuori è questa. E anche in questo caso ci dà una dimostrazione che abbiamo bisogno di competenze trasversali. Infatti molto spesso parliamo di marketer T-shaped. Cosa vuol dire? Ti metto qui una bellissima foto così hai perfettamente l'idea di cosa significhi questa parola. Competenze quindi verticali, sotto un certo argomento, ma trasversali. Perché una volta che ci troviamo in un ufficio, in un'agenzia, a contatto con altri freelancer, a fare networking, ci troviamo davanti persone che sono verticali su un argomento e quindi dobbiamo avere modo di poter parlare di copywriting, ad esempio di grafica, ma ci troviamo persone che sono anche trasversali. Adesso andiamo subito a vedere i migliori 7 siti online per studiare digital marketing oggi. Il primo sito di cui ti voglio parlare è Coursera. Perché ti parlo di Coursera? Perché ha tantissimi contenuti gratuiti. La piattaforma funziona in questo modo. C'è una parte di contenuti che è totalmente gratuita, come ti dicevo, ma per avere poi un certificato di completamento del corso si deve pagare. Oppure in abbonamento. L'abbonamento funziona che possiamo iscriverci alla piattaforma e quindi avere accesso ai contenuti e alle certificazioni della piattaforma. Qual è la miglior soluzione? Dipende dalla posizione in cui ti trovi. Se chiaramente sei alle primissime armi e vuoi interfacciarti con questo mondo, allora è meglio iniziare dai contenuti gratuiti, perché comunque ti danno modo di imparare, ti danno modo di mettere le mani in pasta. Se hai bisogno di certificazioni per magari iniziare a mandare delle candidature di lavoro, allora puoi passare o ad altri siti o comunque a richiedere le certificazioni su Coursera stesso. Passiamo alla seconda piattaforma, che è Learn, fondata da Luca Mastella, un grandissimo digital marketer e un grande imprenditore. Ci offre più di 100 corsi online su abbonamento, che al momento costa 8,83€, quindi direi che veramente accessibile e accessibile a tutti. E in piattaforma abbiamo modo di ascoltare corsi tenuti da grandissimi professionisti nel settore di riferimento. Quindi il corso di copywriting, ad esempio, è tenuto da Luca Altimani. Oppure abbiamo la parte di Instagram tenuta da Iari, che è il founder di Not Just Analytics, eccetera eccetera. Al momento Learn ci permette anche di usufruire di contenuti gratuiti. A cosa servono questi contenuti gratuiti? A tastare la piattaforma, a capire la validità dei corsi stessi che troviamo in piattaforma e poi possiamo decidere se abbonarci o no. Potete aggiungere Learn su LinkedIn, quindi tutto ciò che apprendete su Learn potete aggiungerlo su LinkedIn nella parte di formazione. Stessa cosa vale per Coursera e stessa cosa vale per tutti i corsi di cui vi parlerò da qui in avanti. Il terzo posto nel web in cui puoi imparare il digital marketing sono i corsi di Marketers. Marketers è una realtà grandissima fondata da Dario Vignali e Luca Cresi Ferrari e loro hanno creato dei corsi ad hoc molto verticali su un argomento specifico, quindi Google Ads, Facebook Ads, copywriting. In base poi a quello che pensi possa piacerti di più, magari puoi scegliere il corso che fa per te. Anche in questo caso puoi aggiungere i corsi di Marketers su LinkedIn. E i corsi di Marketers ti permettono poi di sostenere un esame, sempre con Marketers, per testare le competenze che hai appreso. La quarta piattaforma, e forse la più discussa al momento, è Start to Impact. È stata fondata da Gerardo Liquori e Virginia Tosti ed è una piattaforma che al momento vede tantissime persone iscritte. Come funziona? In realtà il suo funzionamento è molto molto semplice. C'è una parte che è dedicata tutta alla teoria, tutta la parte teorica
pubblica attenzione è tutta formata da contenuti gratuiti che possiamo trovare sul web. Però sono ben gestiti, sono ben strutturati e organizzati in modo tale da portarti da punto A a punto Z per una determinata skill. Dopo aver studiato la parte teorica si passa a un test per vedere se hai veramente appreso le competenze che hai trovato in tutta la parte teorica e successivamente al test si deve creare un progetto. Vi faccio un esempio: per il corso di digital marketing su Start to Impact ci sono 21 progetti da creare, quindi 21 argomenti da trattare, tutti divisi sempre in parte teorica, test e poi progetto. Il progetto poi viene corretto da uno specialista nel settore che, oltre a correggere il vostro lavoro, vi darà anche degli spunti pratici e delle metodologie per migliorare nel caso avete fatto qualche errore, che è normale fare soprattutto all'inizio. Quanto costa Start to Impact? Al momento in cui sto registrando questo video, Start to Impact costa 897 euro e comprende tutti e 6 i percorsi che possiamo trovare in piattaforma. Il quinto posto che ti consiglio di visitare è la sezione formazione di Google, quindi il Google Digital Training. Sono corsi molto aggiornati, perché ovviamente devono sempre stare sul pezzo con tutte le modifiche, soprattutto di Google Ads, e per i neofiti penso sia una piattaforma veramente molto formativa, perché parte dalle basi, ma basi veramente terra terra, per poi accompagnare una persona in una formazione continua e costante. Il sesto posto online che ti consiglio, ma questo è principalmente per piccoli imprenditori o anche freelancer, si chiama ConGuido. Io lo chiamerò Guido per praticità di questo video. In questa piattaforma potrai trovare una vastissima libreria di contenuti basati sul digital marketing. Qui abbiamo molta meno teoria, ma la piattaforma è più incentrata sull'atto pratico. Il settimo e ultimo posto che ti consiglio di visitare è Facebook Blueprint. L'ho spulciato un bel po', sono andato a vedere un po' di corsi, un po' di formazione offerta da Meta e vi devo dire che è molto molto valida. La cosa bella è che Facebook Blueprint, come Google Digital Training, è tutto gratuito e potete aggiungere le certificazioni che prendete su Facebook Blueprint, ma anche su Google, sul vostro profilo LinkedIn, che alla fine comunque una certificazione in più e non fa mai male. Io vi consiglio di visitare il sito di Facebook Blueprint e di capire quale argomento vi piacerebbe approfondire, perché vi assicuro che vi stupirà, almeno a mio avviso. Voglio chiudere questo video dandoti alcuni altri piccoli consigli per migliorare le tue competenze nel digital marketing. La prima è che, se pensi di avere lacune sulla parte grafica, quindi sul pacchetto Adobe, che è essenziale, ma anche su Canva, online potrai trovare tantissimi canali in cui ci sono dei corsi completi che partono da zero e che ti portano a un ottimo livello di competenza che potrai poi sfruttare nel mondo del lavoro. È vero, non c'è nessuna certificazione, ma vi assicuro che i corsi sono molto validi e io ne ho seguiti diversi prima di acquisire le skills che ho oggi. Altra cosa che ti voglio dire è che, se vuoi iniziare, quindi se parti da zero, una cosa che devi fare è porti delle domande. Cerca di capire inizialmente cosa ti potrebbe attrarre di più. Ti faccio un esempio: se magari hai visto che nel corso della tua vita ti piace più scrivere che disegnare, di iniziare dalla parte di copywriting per iniziare a capire come lavora un copywriter sul web ma anche offline, ecco che potrebbe essere una buona soluzione. Se invece magari hai più passione per le arti grafiche, ecco che iniziare magari da corsi in cui la grafica fa da protagonista potrebbe essere un buon punto di partenza. Se invece hai doti un po' più analitiche, allora puoi iniziare da Google Ads, da Facebook Ads o comunque da post in cui si devono analizzare dati, che è una parte importantissima del marketing. Tutto varia in base alle tue predisposizioni naturali, quindi devi un attimino interrogarti e cercare di capire cosa potrebbe fare al caso tuo. Un'altra cosa che voglio dirti prima di lasciarti è che nessuna certificazione, nessun corso online ti garantisce un lavoro. Piattaforme come Start to Impact, ad esempio, hanno il 100% delle persone assunte al massimo entro 6 mesi dal completamento del percorso, ma questo non deve essere una garanzia del fatto che andrai a lavorare. Devi pensare che la volontà e l'impegno deve essere sempre tuo, e in questo tipo di lavoro qui la parola magica è provare e sperimentare. Non si smette mai di sperimentare in questo lavoro e non si smette mai di cercare di capire il comportamento delle persone. Questo video finisce qui. Se ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti a questo canale per non perderti altri contenuti come questo, e noi ci vediamo molto molto presto con un prossimo video. Ciao, forse non ve l'ho detto, ma vi lascio tutti i link in descrizione ovviamente. Vabbè, già che siamo qui, ti lascio anche questo video da vedere che secondo me ti può interessare. Ciao!